Adriano, deputato Movimento 5 Stelle, è ancora qui? Sì. Che onore, direi. Nel senso, di solito non parlano. Salve, buonasera. No. Chiedo scusa. No, l'onore, Fulvio, è per me essere al valle come anche altre volte è stato, figurati. Io mi occupo di agricoltura, sono in commissione agricoltura, sono deputato in questo momento e vorrei innanzitutto parlare della tematica che mi è più cara, che è appunto il rilancio della campagna Terra Bene Comune e contro la svendita del demanio pubblico, che è stata ventilata da un decreto legge del governo Berlusconi e poi confermata da quello Monti. E c'è una rete che è Genuino Clandestino, che si occupa da 3 anni di questa tematica, degli usi civici, delle terre pubbliche, di come redistribuirle ai giovani agricoltori e sfamare le città. In qualche maniera pensiamo a Roma, se riuscissimo a redistribuire senza privatizzare le terre pubbliche ai giovani disoccupati o agli agricoltori che vogliono comunque produrre cibo con metodi agroecologici, si suppone, e riuscissero a sfamare la città di Roma attraverso una rete di mercati, questo certamente sarebbe un grande risultato e anche questo nella cornice appunto della costituente dei beni comuni. In qualche maniera sono qui appunto per portare la tematica della terra a maggior attenzione e ci sarà un tavolo normative dove appunto in Val di Susa, dato che si terrà in Val di Susa la prossima settimana, al Genuino Clandestino, il prossimo weekend, ci sarà un tavolo di discussione sulle normative che in alcune regioni sono state già approvate e che in qualche maniera riescono a tutelare i contadini e a riconoscere il lavoro e la figura del contadino come custode del territorio. E sarà un momento importante dal quale potranno emergere contenuti che poi potranno magari essere riportati all'interno della Costituente. Per quanto riguarda il 5 Stelle, io sono qui anche per dare la nostra disponibilità, sicuramente di buona parte dei parlamentari. Ora non abbiamo avuto modo di discutere molto su come relazionarci con l'esterno, abbiamo grande difficoltà anche nell'organizzazione interna perché c'è grande ostruzionismo al fatto che siamo entrati nel palazzo, però sicuramente abbiamo la volontà di creare dei tavoli interdisciplinari anche con altre forze politiche, ma soprattutto con i movimenti all'esterno, per discutere e elaborare questi contenuti in vere e proprie proposte di legge, senza doverci mettere il cappello. Questa è la nostra intenzione, ovviamente poi può essere travisata o no, ma la nostra intenzione è questa, di dar voce alla popolazione. E quindi il mio invito concreto, poi, perché si parlava di metodologie di lavoro, è quello che appunto offriamo nel percorso itinerante una tappa magari alla Camera.